Qualcuno troverà la motivazione per fare violenza su qualche altro e non si finirà mai. Ci vuole l'educazione che diceva Malala, ma ci vuole anche una conversione, consentitemi di dirlo, globale, globale. Perché veramente non si può considerare che ancora oggi, nonostante lo sviluppo che c'è, ci siano il 20% degli uomini che consumano l'80% delle risorse e l'80% delle risorse sono consumate, sprecate dal 20%. Questa ingiustizia è causa del degrado dell'umanità, una delle cause, forse la più importante. Quindi con i ragazzi parleremo anche di questo, perché loro devono crescere con un occhio sulla straordinaria loro comunità di Roccaforte, ma dobbiamo educarla a diventare strabici, un occhio nel loro territorio, ma un occhio fuori del territorio, perché loro sono cittadini di Roccaforte, ma sono cittadini della città metropolitana, sono calabresi, sono italiani, siete cittadini del mondo. Non vi dovete chiudere alle nostre vicende locali, ma da queste piccole vicende locali dovete educarvi a una visione più ampia. Quindi sentiamoci in sintonia con Papa Francesco, perché quello che lui sta facendo dentro la Chiesa e fuori la Chiesa è veramente rivoluzionario, è veramente rivoluzionario. Adesso io do la parola subito all'assessore Lamberti, ti ringraziamo che sei venuto, perché la presenza delle istituzioni, delle autorità è, come dire, un bel regalo che noi facciamo a questi ragazzi, ma anche un modo per farci stare a contatto che in realtà non facilmente raggiungibili, ma questa occasione ci consente di rinforzare i legami anche con le comunità come quella di Roccaforte. Grazie assessore. Intanto, signor mini sindaco, signor max sindaco, buona giornata, e se permettete anche al signor assessore alla cultura, visto che se lo è meritato, e buongiorno a tutti quanti voi. Ma venire oggi a Roccaforte del Greco per me è stato un particolare piacere, mi spiace aver perso il discorso di Mimmo Penna, ma sono sicuro e certo di poterlo ripetere, ben conoscendolo io da un paio di secoli e quindi sapendo bene quali sono le sue idee e quali sono i suoi modi di comportarsi e di ragionare. Alcune riflessioni però vanno fatte, perché vedete, io sono un cattolico apostolico e anche praticante, ma non mi piacciono le liturgie, cioè non mi piacciono quelle cose che sono scontate, dove non si crea quel rapporto invece importante che questa mattina, mi pare, almeno degli interventi che ho seguito finora, si sia creato, e questo è fondamentale, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Però alcune riflessioni facciamole. Prima riflessione: a Reggio Calabria in questi giorni è nata, ha cominciato la sua attività, una scuola di cultura politica. Perché vedete, per fare il medico, per fare il professore, per fare l'avvocato, bisogna abilitarsi. Bisogna prima laurearsi e poi addirittura sostenere un esame di abilitazione. Per fare il politico, ahimè, no. Cominciare dalla scuola a far fare politica a questi ragazzi, politica nel senso vero del termine, cioè quello che è lo studio del bene comune, non dell'interesse personale, perché quello non è politica. Quello che è il bene comune, cominciare a farlo studiare a questi ragazzi perché ne acquisiscano l'essenza è fondamentale, quindi complimenti a chi ha avuto l'idea. E per stigmatizzare questo momento, caro mini sindaco, io sono certo di interpretare il pensiero di tutti quanti noi, anche del sindaco della città metropolitana, che finalmente comincia a intravedersi, perché ce ne vuole, poi vi dico anche perché si comincia a intravedere, e questo è importante, anche questi rapporti con quella che è la cosiddetta periferia, che geograficamente è tale. Allora, caro vice sindaco, nelle tue richieste c'erano tante cose. Ora io non ti posso dare la wifi, non ti posso dare l'assicurazione del pulmino, però una stampante te la posso dare, e quindi consegnerò al tuo sindaco già domani mattina una stampante nuova di zecca, non riciclata,
va bene, Nuova di Zecca, per la tua postazione wifi, va bene, a nome della provincia, perché è un atto di legalità, perché vedi, caro mini sindaco, dobbiamo intenderci bene sulla parola legalità, sulla quale e della quale ci riempiamo spesso la boccuccia, eh? La legalità è tanto, e soprattutto, io saluto con molto rispetto le forze dell'ordine, perché a loro ci rivolgiamo per quella che è la nostra tutela, in questo momento Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. Ma noi dobbiamo rispettare lo Stato, noi dobbiamo rispettare le leggi, noi dobbiamo rispettare le regole, eh? Anche arrivare a scuola in ritardo, non soltanto gli alunni, ma anche gli insegnanti, non è un fatto di legalità. Ma la legalità è anche essere rispettati dallo Stato. E noi, facciamoci questa domanda, noi siamo rispettati dallo Stato, che poi siamo noi stessi? Il fatto di venire fino a qui non è soltanto un'avventura, quella di percorrere questa strada incredibile negli anni 2000, e qui bisognerà cominciare a rivedere, perché altrimenti potremmo parlare quanto volete di città metropolitana e di rispetto dello Stato, ma se lo Stato non rispetta i cittadini suoi, modificando un tracciato che nel 2015-2016 ormai è soltanto da proscrivere, non da prescrivere. Allora lo Stato ci rispetta soprattutto se vive nella legalità. Allora lo Stato, che è qui rappresentato da questa parte del tavolo in questo momento, deve cominciare a capire quali sono le necessità della gente e deve rispondere a queste necessità, perché la violenza non è soltanto quella di Parigi, che certamente aborriamo, non è soltanto quella della violenza fisica contro le donne e contro i minori, ma è violenza anche non essere un buon amministratore, approfittare dei soldi pubblici, è violenza dare la possibilità a una famiglia, o meglio non dare la possibilità a una famiglia di vivere. Io mentre venivo qua ho appreso di una storia di una famiglia costituita da papà, mamma, un bambino, cui padre percepisce 400 euro al mese per lavorare, e c'è chi non ne percepisce neanche pochi di euro. E questo non è violenza, che è? Non è anche spingere verso l'illegalità, perché a un certo punto non è un esimente sicuramente, ma la persona che non ha come poter lavorare, pur avendo acquisito un titolo di studio, pur avendo delle buone braccia, pur avendo un buon cervello, deve avere la possibilità di lavorare. E uno Stato che non ti garantisce il lavoro è uno Stato che la Costituzione purtroppo se l'è messa sicuramente in un altro posto che non è nel cuore. Allora, ecco perché oggi è fondamentale questo momento, vedete? Il sindaco Penna, i giovani hanno creato, come diceva la professoressa prima, un momento storico, ma questo momento storico deve avere una sua continuazione, una sua continuità, e questa continuità la potete dare voi, la possiamo dare noi, ognuno di voi può dare questa continuità con i fatti concreti, e di fatti concreti oggi ne abbiamo visto qualcuno, domani cominciamo a pensarci. Noi siamo un popolo, e qui è nata la storia, noi siamo un popolo che vive purtroppo sulla base di un paio di menzogne, come diceva Pasquino Crupi. Una di queste due menzogne, quella più brutta, è quella che ancora ci portiamo dietro oggi. Allora dobbiamo scrollarcela di dosso questa menzogna, quella menzogna che voleva che nel 1861 il popolo dei calabresi fosse un popolo di briganti. Cos'è cambiato? Allora erano briganti nell'immaginario collettivo, oggi saremmo ndranghetisti e mafiosi, e noi questa realtà, che non è tale, la aborriamo, non la vogliamo neanche sentire, siamo stanchi di essere indicati come figli della mafia o come elementi della mafia, basta, dobbiamo parlare. Questo cosa vuol dire? Che io nego l'esistenza della mafia? Sarei un pazzo, sarei un furioso, sarei un mentecatto. C'è e ha le forze dell'ordine il compito di assegnarli alle patrie galere. Ma a noi, che non abbiamo le loro competenze, spetta il compito di utilizzare l'unica arma di cui siamo dotati e per la quale siamo abilitati, che è l'arma della cultura. E cultura è quella che oggi avete manifestato, e cultura è abbellire i nostri paesi, e cultura è fare le strade perché si arrivi un pochino meglio in paesi come questo, e cultura
e finisco, è cultura, e finisco subito, è cultura dimostrare che anche Roccaforte del Greco, a parentesi, per una pura fatalità, ieri mi è stata consegnata una pubblicazione su Roccaforte del Greco realizzata dalla professoressa Caterina Sergi, che è veramente di altissimo pregio. E quello è un condensato di cultura che parla di questo paese ed è importante. Allora, è cultura, è veramente cultura, di quella che si preme come se si premesse un bergamotto, visto che ci piace, parlare a Roccaforte come si parla a Reggio o in altro paese. Allora, per dimostrarvelo, e di qualche minuto fa la notizia che domani c'è una conferenza di servizi con il sindaco Fortunatani, abbiamo parlato a lungo, perché i famosi quadri confiscati all'Andrangheta verranno assegnati alla città metropolitana. E allora, siccome questo è parte della città metropolitana, io farò in modo, assieme al sindaco e a tutti gli altri, che una buona parte di questi quadri vengano esposti anche a Roccaforte del Greco, perché così si dimostra. Così si dimostra che la città metropolitana è costituita da 97 comuni e così si dimostra che qua non abita la legione straniera, ma abitano cittadini della città metropolitana in maniera concreta, altrimenti a questi ragazzi gli abbiamo dato la fascia, ma non gli abbiamo fatto capire che siamo veramente un popolo serio e con una bella identità da difendere e da riscoprire probabilmente. Auguri. Oh, stavo dicendo al sindaco Falcomatà che se funzionasse sempre così, che un consiglio comunale presenta 4-5 richieste e subito chi può, come ha fatto Edoardo, io vi porterò in settimana a più presto una bella stampante. Se funzionasse domani. No, io non sono giornalista, domani. Sarebbe bello che questo funzionasse anche quando i nostri sindaci, Giuseppe e gli altri, vanno a Roma a cercare gli aiuti necessari, perché per fare le strade, per sistemare quello che si deve sistemare, per mettere a posto i bilanci dissestati, ci vogliono risorse che a volte non arrivano con facilità. E grazie ancora quindi all'assessore Lamberti per questa sua sensibilità, e non è la prima volta che la testimonia, anche io sono testimone diretto di quanto lui anche in altri ambiti si metta a disposizione per le persone che fanno fatica. E io vorrei anche ricordare, qui tra di noi c'è Stefania Gurnari, che rappresenta, vi dicevo, il presidio di Libera di tutta questa valle. Stefania, tra l'altro, è una mamma speciale, lo dico perché è giusto che si sappiano queste cose, cari ragazzi. Qualche anno fa suo figlio, di appena 3 anni, Antonino, mentre era a fine anno scolastico nella piazza di Melito Portosalvo, alcuni delinquenti hanno sparato per una questione di vendetta tra di loro e un proiettile ha colpito proprio Antonino nella bocca. Antonino, grazie a Dio, si è salvato, però ancora combatte, deve fare un altro intervento, deve fare periodicamente dei controlli, e tutto questo è frutto di quella violenza che noi dobbiamo assolutamente debellare, nel modo più assoluto. Quindi conoscere queste storie significa imparare ad aprire gli occhi, perché non succeda più quello che è accaduto a bambini, e non solo Antonino, che grazie a Dio vive, ma loro lo sanno, c'è un bambino speciale in Calabria che alcune scuole hanno messo nell'elenco dei bambini quando chiamiamo l'appello la mattina, Dodò Gabriele, un bambino di 11 anni ucciso a Crotone mentre giocava a calcetto, sempre per una questione di 'ndrangheta. Per cui è vero quello che diceva il dottore Lamberti, che non dobbiamo farci appiccicare questa etichetta di mafiosa, però non dobbiamo eliminare i mafiosi e la mafia, altrimenti questa etichetta purtroppo strumentalmente qualcuno continuerà a darcela addosso, e noi non lo dobbiamo consentire, noi non lo dobbiamo permettere, facendo la nostra parte, con umiltà ma con determinazione. E
ognuno facendo il proprio servizio. I carabinieri, il presidio, vi dicevo, è dedicato a Nino Marino, che è un giovane carabiniere di San Lorenzo, paese qua vicino, che è stato ucciso perché ha fatto il suo dovere. È stato ucciso perché indagava in alcuni sequestri. Questo non lo dobbiamo permettere, nel modo più assoluto. Allora, ci sono altri tre interventi in scaletta. Il primo del professore, amico nostro, Zavettieri, dirigente scolastico di merito, un saluto. Poi parlerà Pippo Paino, che rappresenta qua una bella esperienza del GAL, l'area grecanica, ci dirà qualche cosa. E chiuderei, io direi, se siamo d'accordo, la presenza di tanti sindaci della zona, e qui c'è Salvatore Mafrici, che è un po' il presidente, mi pare, dell'area dei sindaci dell'area grecanica. Quindi la parola al professore Zavettieri. Grazie. Un ringraziamento particolare al sindaco Penna per... l'affettuoso e sentito invito che ha mandato all'Istituto di Istruzione Superiore Familiare di Merito che presiedo. Un saluto alle autorità civili e militari presenti e a tutto il pubblico, ai ragazzi. Pur i miei studenti, non essendo tutti di Roccaforte, ma comunque una parte dei ragazzi di questa comunità frequentano il familiare di merito, ho ritenuto che per una questione di partecipazione, di solidarietà, di testimonianza verso la vita democratica, la scuola avesse il dovere di essere presente con una rappresentanza di alunni di Roccaforte e anche dei paesi vicini e con una rappresentante del personale docente, perché l'atto che oggi ha avuto inizio in questa nostra piccola ma grande comunità per valori, venisse esteso e condiviso con tutta la comunità dell'area grecanica, perché ora, caro sindaco Falcomatà, caro assessore alla cultura, dell'area grecanica ne ha fruito tutta la provincia per tanti motivi, ma il cuore dell'area grecanica è questo: il paese che sta di là e il paese che sta al di là, che sono Roguri e Gallicano Combova. E vi devo anche salutare con la nostra lingua, Calosirti Testovoni, benvenuti a Roccaforte, perché i nostri nonni parlavano così. I ragazzi, e ringrazio il professore Cannizzaro, che è il nostro coordinatore per le attività coreutico musicale del liceo, che ieri insieme alla professoressa Zema in 2 ore dopo il mio appello si sono prodigati e sono rimasti anche di pomeriggio nonostante l'inclemenza del tempo a preparare questo breve saggio dell'inno nazionale. E questa iniziativa è un'iniziativa che va portata avanti anche in virtù della città metropolitana e quindi dell'estensione dei valori e dei contenuti che la città metropolitana avrà nel nuovo ordinamento, anche in prospettiva del nuovo disegno delle regioni, perché come molti di voi sicuramente avete letto, insieme alla riforma del Senato della Repubblica si prevede anche di ridisegnare le regioni d'Italia. Quindi benvenuta la città metropolitana e benvenuto l'inizio di questa nuova esperienza, non solo giuridica, politica, ma anche pratica, come diceva l'assessore alla cultura, di ricominciare dalle estreme periferie, ma che proprio estreme queste nostre non lo sono mai state. Quindi auguri a tutti e un augurio particolare al mini sindaco, che per tante ragioni affettive mi appartiene anche. Auguri a voi.
una bella esperienza nella nostra area. Mimmo Paino, presidente del GAL. Buongiorno a tutti. Cosa devo regalare? Avevo pensato alla fotocopiatrice, ma era di più facile, come dire, e più immediata attuazione. Benissimo, mi impegno per un altro dispositivo elettronico, a scelta vostra. Ma mi impegno anche come cooperativa La Nostra Valle, questo adesso vi spiego velocemente. Ecco. Buongiorno, ecco, grazie al sindaco Mimmo Penna per l'invito, grazie anche alla dirigente scolastica, la dottoressa Sinicropi, con cui abbiamo fatto anche tante cose belle. E soprattutto il saluto e il ringraziamento al nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Roccaforte. Ecco, l'augurio che vi faccio è quello di buon lavoro e di essere sempre attenti alla vostra realtà, perché essere attenti alla realtà significa partecipare, la partecipazione è anche politica. Lo dico io, diciamo che non ho fatto politica né da amministratore, non ho mai fatto il consigliere amministratore, non ho mai partecipato anche all'attività politica, partitica, eccetera. Quindi non ho esperienze, non sono esperto in questo campo, però credo che ciascuno di noi, diciamo, quotidianamente possa compiere atti di politica pura, politica vera, politica orientata al bene comune, anche togliere dalla strada una carta, quindi pulire il nostro territorio da volontari, da persone residenti che ci tengono, ecco, alla propria realtà, al proprio contesto diciamo, dove si esplica la propria vita quotidiana, e fare politica questo. E fare politica anche quando, diciamo, le persone si mettono insieme. Io sono molto, diciamo, mi affascina, diciamo, una figura di prete, ecco, Don Milani, non apprezzato, diciamo, dalla Chiesa di allora, ma rivalutato, come d'altronde tante altre esperienze di preti, ecco. Pensiamo a Padre Pio, è diventato un santo. Però lui diceva una cosa, fare politica è quando le persone si mettono insieme. E diceva queste parole in sintesi che per me sono, come dire, la guida, perché significa tanto, significa solidarietà, significa attaccamento, significa amore per la propria terra, significa affetto, significa tanto. Uscire dai problemi da soli è egoismo, uscire dai problemi insieme, in gruppo, è politica. Quindi questa è la prima dimensione della politica, no? È la cooperazione, è la solidarietà, è la condivisione di percorsi di legalità, ne abbiamo sentito tanti, di lotta a determinate problematiche della società di oggi. Abbiamo visto la violenza alle donne, proprio oggi ricorre la ricorrenza, ecco. Possiamo dire festeggiamo o ricordiamo, ecco, questo a scelta nostra. Quindi, e poi passo alle cose più, diciamo, più concrete. Oltre l'impegno a regalare, a donare, ecco, che è una parola più consona, più appropriata, donare questo dispositivo che poi mi indicherete voi. Cioè, io sono di Condofuri, sono un volontario, diciamo, sono un volontario di tante esperienze imprenditoriali, perché sono il presidente di una cooperativa sociale che si chiama La Nostra Valle e opera a Condofuri, ma opera in tutto il territorio dell'area grecanica con dei servizi, quindi anche a Roccaforte. E lo faccio come volontario. Gestiamo anche il centro di aggregazione giovanile Padre Valerio Rimpicci. Mi sono cresciuto da ragazzo con una comunità religiosa e ovviamente mi sono formato, ecco, con una comunità religiosa e ovviamente la mia famiglia, e anche con i ragazzi, verso i quali io, diciamo, quotidianamente sono impegnato per mantenere, io dico una parola sola, mantenere un cancello aperto. Qual è questo cancello? È il cancello del centro giovanile di Condofuri, perché tutti possono entrare e usufruirne dei servizi gratuiti, senza, lo dico perché è molto importante questo, un centesimo di contributo pubblico, perché è importante non dipendere
diciamo, dal punto di vista finanziario o dagli altri. Questa è una scelta mia di vita e l'ho trasferita questa esperienza imprenditoriale, perché la dipendenza crea cose molto brutte, molto sotto tantissimi profili, che è una dipendenza culturale, che è una dipendenza ambientale, che è una dipendenza economica, eccetera. Questo è bruttissimo uno quando dipende da altri. Quindi, prima cosa, i ragazzi. La seconda cosa, che è un impegno che mi prendo, anche quando Furi, cioè, poi c'è il sindaco, immagino lo dirà, se ne avrà l'opportunità, credo proprio di sì, c'è anche quando Furi il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Noi tra qualche settimana finiremo i lavori dell'ostello giovanile, dell'ostello della gioventù, che sorge su un bene confiscato. Anche qua soldi li mette la cooperativa, e soldi, vabbè, ci saranno i soldi della Presidenza del Consiglio, ma sono soldi che risorse che arrivano con una progettualità, perché la dimensione del progetto è una dimensione importantissima. Cioè, i soldi arrivano non per le relazioni che ci sono, ma perché uno ha un'idea, e i soldi non ci sono subito. Uno ha un'idea e cerca di convincere gli altri con un progetto affinché questa idea si possa realizzare mediante la concessione di risorse. Questo è un meccanismo molto importante. Quindi vi ospito tutta la scuola, so che siete 18, 14 e 4, giusto? Quindi sarete ospiti nostri a Condofuri dell'ostello della gioventù a fare un fine settimana, diciamo un fine settimana anche a mare, ecco, quando, se diciamo, sarà, diciamo, arriveremo a luglio-agosto per realizzare questa piccola esperienza di condivisione anche e di gioco con i ragazzi di Condofuri, del centro giovanile e anche del consiglio comunale. Poi sono anche, diciamo, presidente volontario del GAL da qualche tempo, da poco più di un anno. E il GAL cos'è? Voglio sottolineare una cosa, che oggi il GAL è rappresentato da ben quattro componenti del Consiglio di Amministrazione che sono qui presenti, tra cui c'è il vostro sindaco Mimmo Penna, c'è Mimmo Nasone che è un altro consigliere, e poi c'è il sindaco di Staiti e Totò Antonio Principato. Quindi quattro consiglieri sono qui oggi. Perché sono oggi qua? Per dovere d'ufficio, come può essere quello del sindaco vostro, che va al di là del dovere? No, perché il GAL, che è un gruppo di azione locale, si chiama così, è un acronimo, no? Che sta per Gruppo di Azione Locale Area Grecanica, si occupa fondamentalmente di futuro, di creare le condizioni affinché le future generazioni possano, diciamo, continuare a vivere dignitosamente. Abbiamo visto prima i livelli di reddito e di compenso, diceva l'assessore Lamberti, perché è vergognoso, sinceramente vergognoso sentire queste cose, perché possano vivere e avere un proprio reddito nei paesi in cui sono nati. Se intendono fare questa scelta, lo debbono fare dignitosamente. Quindi il dovere del GAL è quello di creare le condizioni affinché queste persone, i giovani, voi giovani, possiate, diciamo, continuare a vivere dove siete nati. Perché, diciamo, tutti i centri nostri interni si stanno spopolando. Quindi questa è una malattia endemica del nostro territorio. Noi dobbiamo cercare di invertire la rotta. Lo stiamo facendo con tanta fatica, con tanto impegno, da persone che ci credono in questo impegno, da volontari, ecco, perché nessuno del Consiglio d'amministrazione prende un centesimo, un'indennità. Ecco, non lo facciamo perché questo ci dà un tornaconto personale, quindi al portafoglio. Nel portafoglio non entra niente per noi. E noi ci mettiamo anche la faccia, vogliamo scommettere su questa cosa. Quindi è una nuova scommessa del GAL. Cosa fa il GAL? Lo dico a voi i giovani. Fa due cose sostanzialmente. Uno, aiuta le imprese che vogliono effettivamente fare le cose e investire sul territorio. Due, cerca di promuovere il territorio facendo delle iniziative. Anche qui a Roccaforte una è in attuazione. Vi vogliamo fare la sorpresa, sarete i primi a saperlo voi, e quando sarà realizzata. Poi, se il sindaco vuole anticipare qualcosa, io mi rimetto alla volontà del sindaco. Quindi siamo... Allora,
qui vogliamo fare questo, vogliamo fare a Roccaforte. A parte il fatto che da qui è un punto panoramico su tutta la vallata. Vogliamo mettere nelle condizioni delle persone che arrivano qui a Roccaforte di poter usufruire anche visivamente con strumenti, da un punto di vista tecnologico avanzati, di tutto il territorio, tutta la vallata della Mendolea. Io sono di Condofuri, non dico che si veda la mia casa San Carlo, però ci siamo quasi. Poi vogliamo fare un'altra cosa, ripercorrendo la nostra storia di grecanici, noi sappiamo che l'astronomia, ha un collegamento molto forte, quindi gli astri eccetera, con la mitologia greca. Quindi anche qui vorremmo fare questa, una sorta di parco astronomico, perché il parco astronomico dal nostro punto di vista mette insieme due cose: l'ambiente, perché anche l'Associazione di Astronomia Italiana ci diceva che Roccaforte è un punto ideale per fare queste cose, per una questione di luci, di altezza, eccetera. Quindi vorremmo fare anche questo. Quindi i primi soggetti che possono usufruire di queste cose, siete voi, sono i giovani, sono le persone che vogliamo portare qua a usufruire di questi servizi. Ecco, forse mi sono un po' dilungato, grazie di nuovo e buon lavoro. Il GAL è sempre accanto ai giovani. Allora, chiedo scusa, vi crederei di fare attenzione questi altri 5 minuti in fondo al viale. Stiamo attenti, ascoltiamo perché sono cose importanti. L'appetito viene mangiando, poi penso che il sindaco dovrà mangiare un panino. Ma l'appetito viene mangiando, sapete perché? Perché tra le iniziative che abbiamo in cantiere con la scuola, con i ragazzi di Roccaforte, ci sono anche delle uscite. Quindi c'è questa di Condofuri, che è qua vicino. Un'altra volta andranno, questo probabilmente nel mese di gennaio o febbraio, al Consiglio regionale per vedere come funziona, per visitare le istituzioni. Potranno fare un passaggio alla provincia, ma l'idea è che in primavera i ragazzi di Roccaforte, si potranno unire anche il Consiglio comunale di Condofuri, sarebbe bello, possano andare a fare un'esperienza dentro il Parlamento. Saranno ospitati dal Parlamento. Per cui questo sarà un momento fondamentale proprio di educazione per capire come funziona l'istituzione. E ovviamente, perché dicevo l'appetito viene mangiando? Perché poi noi chiederemo, caro Salvatore, ti farai tu portavoce, a tutti i sindaci dell'area di darci una mano per racimolare le risorse economiche che ci vorranno, soprattutto per andare a Roma. Siete d'accordo, mini sindaco? Lo possiamo mettere in una delle prossime delibere? Meno male, siamo a posto. Signor sindaco di Condofuri. 3 minuti e mezzo, 4, 5 minuti massimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, solo sì, assolutamente telegrafico, perché però ci tenevamo come sindaci e cerco di esprimere, di sicuro esprimo l'orgoglio e la soddisfazione anche degli altri miei colleghi sindaci. Nell'essere qui a partecipare a questo momento, di sicuro sono d'accordo con l'assessore Lamberti, per l'assessore provinciale, non di sicuro in una liturgia, ma questo sì, mi sento di dirlo con piacere estremo, partecipare a una celebrazione, direi a tre, per, se questo termine fatemelo passare, la celebrazione in primis di un alto momento di democrazia partecipata, di cittadinanza attiva, di corresponsabilità. E davvero, come non fare i complimenti davvero, Mimmo, al sindaco di Roccaforte e al neosindaco, Venere Pangallo, perché se pensiamo che qualche mese addietro questa comunità addirittura di sindaco non ne aveva nemmeno uno, ora ne ha due, io credo che questo sia in primis un altissimo momento di democrazia, di partecipazione, di cittadinanza attiva e corresponsabilità che va celebrato e non poteva che essere celebrato così, nel miglior modo possibile. La democrazia che viene riacquistata a Roccaforte e consentitemi a nome degli altri sindaci, ce lo stiamo dicendo, ormai come associazione dei comuni questa democrazia
l'abbiamo, ecco, ce la siamo ripresa, se vogliamo, un po', ecco, in tutti i comuni dell'area, uscendo da un momento difficile quale è stato negli ultimi anni, dove appunto diversi comuni invece hanno subito quell'onta che è lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e quindi le gestioni commissariali. Siamo usciti e Roccaforte ripete stamattina, io secondo me questo è il momento più bello, ecco, che celebriamo, ecco, questo momento celebriamo, ecco, se ne parla tanto a mo' di riforme, sta buona scuola che dalla quale poi sono emerse chissà quante le polemiche, cose non ci interessano, ecco, tanto quelle, quanto di sicuro la stiamo praticando una buona e giusta scuola. Come non fare quindi ringraziamenti e complimenti alla dirigente scolastica, alla Sidney Crobi, il dirigente, il professore Zavettieri, che tanto ha dato, tra l'altro vengo da un comune, Condofuri, ecco, che insieme col quale quindi il dirigente, che anche in quel caso la scuola ha guidato quell'istituto comprensivo, la buona scuola, la scuola che si apre, la scuola, ecco, che forma e educa i ragazzi appunto alla cittadinanza attiva. E poi il consiglio comunale dei ragazzi, ve lo assicuro, ecco, l'abbiamo, lo si è detto prima, a Condofuri un po' questa esperienza l'abbiamo portata avanti, addirittura è stato per me commovente assistere ad un consiglio comunale dei ragazzi, quello di Condofuri, che ha deciso, pensate un po', loro ad un certo punto, ed eravamo presenti anche in quel caso e lo ringrazio, ecco, Mimmo ha assistito come Libera anche in quel caso, come associazione ha guidato un po' il percorso, pensate che in un consiglio comunale dei ragazzi a Condofuri hanno deliberato loro la scelta, poi passata tutti gli altri passaggi fatti dagli organismi della scuola, di intitolare ad una vittima innocente di mafia, Celestino Maria Fava, vittima giovane ucciso a Palizzi, l'aula informatica della scuola. L'hanno deciso loro, come, ecco, questo strumento di partecipazione, appunto il consiglio comunale dei ragazzi, ripeto, esercita davvero. Vi posso assicurare che in più di un'occasione ho assistito ai loro confronti tra ragazzi, spesso ci siamo resi conto di ritrovarci, ecco, con i ragazzi più avanti molto, ecco, anche rispetto a noi adulti. Infine la buona politica, noi sindaci qui dopo ci intratterremo e lo ringrazio, ecco, il sindaco Falcomatà della costituenda città metropolitana, abbiamo cominciato a ragionarci, a volere con una, tra virgolette, o meglio una periferia dal punto di vista geografico, quindi l'area grecanica, dentro quella città metropolitana ci crediamo, però vogliamo esserci dentro, ecco, portando quello che è questo che è il bagaglio culturale, questo che è il nostro volere, ecco, starci dentro, ma non soltanto così come numero, quanto con le nostre specificità, la nostra identità. Domenica eravamo a ragionarci su a Gallicianò, per dire, e vedo gli operatori degli sportelli linguistici, la minoranza linguistica, l'identità culturale, il nostro patrimonio, che, caro sindaco, ecco, lo sappiamo che con te avvieremo già da oggi, sappiamo, ecco, dopo ci intratteremo per ragionare, cominciarci a ragionare su noi, ecco, dentro la città ci vogliamo essere, ecco, portando tutto questo. Grazie. Allora, ci siamo quasi. Allora, rinnovo il saluto al consigliere Zavettieri, ci sono anche altre associazioni, non le abbiamo nominate tutte, ma tra tutte consentite di ricordare il CAI, che opera anche qui a Roccaforte, e tra di noi c'è anche una giornalista della RAI, la dottoressa Patrizia Giancotti, che chiediamo un attimo un saluto veloce, e vi porto, tra l'altro, ho dimenticato di dirla all'inizio, ma mi tirerebbe le orecchie, prima di tutto il saluto. Non è potuto essere qui perché lui sta facendo il tirocinio a merito come segretario comunale, Francesco Spanò, che è il referente reggino di Libera, e ovviamente anche Don Luigi Ciotti, che l'ho chiamato proprio in questi giorni ed era assolutamente felice di questa esperienza che stiamo vivendo anche qui in questa comunità di Roccaforte. Grazie dottoressa per il suo intervento. Scusate, mi sono permessa di intervenire, io sono un'acquisizione del GAL, perché il GAL mi ha voluto invitare quest'estate nell'ambito appunto della valorizzazione del territorio, e sono venuta perché sono una giornalista antropologa, lavoro per Radio 3 in particolare, faccio dei programmi che riguardano proprio le tradizioni popolari. Io ho lavorato come antropologa in tutto il mondo, sono calabrese però, della parte di Catanzaro, ma non conoscevo bene questa zona. Quindi da quando sono arrivata, grazie al GAL, ho cominciato a conoscere il territorio, ho cominciato da Bagaladi e poi sono andata in tutti i comuni dell'area grecanica, ho avuto il piacere anche di conoscere l'assessore Lamberti, il sindaco, eccetera, eccetera. Volevo dare la mia testimonianza come occhio esterno, ma
innamorato, quindi da calabrese che però guarda con un occhio, diciamo, internazionale questo luogo, no? E in questo senso vorrei citare questo professore che ho conosciuto a Gallicianò in questo incontro bellissimo che abbiamo avuto, il professore Minuto, che dice che la criminalità è una malattia della Calabria. Io invece sono venuta a vedere com'è la Calabria sana e vi assicuro che le cose che ci sono qua, di cui magari la lingua grecanica è la punta dell'iceberg, sono un patrimonio culturale importantissimo per un'antropologa come sono io. Scoprire che c'è, per esempio, a Bagaladi, e ce ne sono molti, pastori che accordano le campane delle capre, che quando escono a Pasqua fanno risuonare la natura di suoni celestiali, oppure tante cose che ho scoperto sul territorio, sono dei valori importantissimi che io mi impegno a divulgare. Sono adesso qui perché, appunto, sto facendo una consulenza come antropologa, sto raccogliendo questi materiali che fanno parte proprio dei beni immateriali di cui la Calabria, secondo me, è una delle regioni più ricche. E quindi, voglio dire, abbiamo moltissimo da dare in questo senso e l'Italia non lo sa. Quindi io sono qui proprio militante per poter divulgare il più possibile questa realtà che è veramente sconosciuta. In particolare adesso io sto raccogliendo materiale sia per una pubblicazione che per una trasmissione che voglio costruire per Radio 3 come un vero e proprio racconto radiofonico, che può essere anche di varie puntate, possono essere 8 puntate, 6 puntate di un'ora che parlano tutte solo di quest'area della Calabria. Voglio dire, abbiamo la possibilità di fare un approfondimento e in questo senso mi sento proprio di dire che rappresento il mio canale di Radio 3 che si impegnerà a fare un grosso programma su quest'area. Grazie veramente di cuore. Grazie di cuore. La parola conclusiva ovviamente al sindaco Penna. E allora, più che conclusioni, visto l'orario e i ricchi interventi, io intanto quello di ringraziare tutti quanti, ringrazio le forze dell'ordine che qui sono rappresentati da tutte, dai carabinieri, finanza, guardie forestali, la Polizia di Stato, massimi rappresentanti, pertanto ringrazio la loro presenza, perché è importante su Roccaforte questa presenza, anche perché noi fino a qualche anno fa, fino a pochi mesi fa, diciamo, questa democrazia a Roccaforte, le istituzioni, li chiamo io, erano zoppe. In sostanza le uniche istituzioni di questo territorio sono i carabinieri e la Chiesa. Anzi, porto i saluti pure del parroco, che per motivi, per coincidenze, oggi non può essere qui con noi. Pertanto mancava in lente la democrazia, cioè il comune. E adesso, diciamo, questa istituzione è completa. Pertanto la loro presenza è importante. Ringrazio i colleghi sindaci del territorio, da San Lorenzo, Bagaladi, Staiti, Matrici, che l'abbiamo sentito, Rogudi, e altri sindaci che per coincidenza o maltempo non ci sono. Penso Melito, che ancora non è arrivato, non so se ci raggiungerà, probabilmente ci raggiungerà. Stessa cosa Bova Marina e Palizzi, che hanno avuto problemi con gli ultimi eventi meteo. Pertanto ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto il consigliere Mauro, pure del comune di Reggio Calabria. Ringrazio i tanti, diciamo, qui presenti, probabilmente ringrazio il CAI, diciamo, questo rapporto con altre, diciamo, risorse che il CAI ha portato con sé, anche altri signori che daranno un contributo a Roccaforte. Ringrazio la provincia di Reggio Calabria, adesso nella presenza ovviamente dell'assessore e amico Edoardo Lamberti, amico di vecchia data. Pierpaolo Zavettiero, un altro amico a nome del presidente Raffa, che per motivi istituzionali non può essere presente con noi. Ringrazio soprattutto comunque la scuola, la dirigenza scolastica, nella dottoressa Sinicropi e ancora di più il dottor Zavettieri, dirigente dell'Istituto Familiare di Melito.
che ha fatto sì che i nostri ragazzi che sono a merito, che frequentano merito, ma non solo, ci ha pregiati, diciamo, di un bel momento, di un momento anche musicale, di un momento di cultura alta, e lo ringrazio particolarmente per questo. Ovviamente ringrazio i ragazzi, soprattutto loro, che sono oggi i protagonisti di questo evento, di qualcosa che ci fa davvero sperare. Poi il sindaco della città, cioè che apre in questo territorio, l'avvocato Falco Matà, che a partire da Roccaforte che farà parte dell'area metropolitana, Roccaforte che io sottolineo che dentro l'intero territorio, dentro il parco nazionale, il parco d'Aspromonte, è uno dei pochi paesi, credo, con Rogudi, che l'intero territorio è dentro un parco nazionale, e questo credo che nella città metropolitana avrà la sua importanza. E l'essere venuto a Roccaforte e a parlare, tant'è vero che subito dopo continuano i lavori, un ragionamento come aria, però farlo a Roccaforte la cosa è, diciamo, particolarmente importante, credo, è una sensibilità che noi riconosciamo al sindaco della città di Reggio. Ringrazio i miei colleghi sindaci, l'avevo fatto prima, che ci sono, chi è arrivato? Il sindaco di Bagalati, chi altro? Comunque, diciamo questo, ma ringrazio anche e soprattutto le famiglie di Roccaforte che hanno organizzato subito dopo, organizzato un momento, diciamo, diverso, un momento conviviale con noi. E allora questo è anche quello che l'ospitalità, quello che Roccaforte è e che vuole dare e può dare, diciamo, al resto della comunità. Pertanto io ritengo che al momento conclusa questa prima parte di lavori, e un applauso a tutti quanti per la partecipazione. Assessore, la cultura è importante, è importantissima se poi viene coltivata sin da piccoli. L'elezione simbolica del sindaco ragazzino, in questo caso ragazzina, ha un alto valore simbolico, ma nello stesso tempo, diciamo, rilancia quello che dovrebbe essere poi il ruolo della politica adulta. Un valore al di là del valore simbolico, perché ha già ottenuto qualcosa, non so se ha notato, ha già ottenuto da qualcuno di noi qualcosa di concreto, quindi se la politica ottiene vuol dire che non è simbolica. Io credo che sia un ottimo incipit per quello che è il ruolo della politica. La politica non è fatta da uomini che non sanno cosa fare, e quindi siccome hanno che cosa fare fanno politica. La politica è fatta da persone che sanno cosa significa fare politica. Per sapere cosa significa fare politica bisogna cominciare già all'età scolare a capire che cosa significa, a capire cosa significa amministrare la cosa pubblica, a capire soprattutto che la politica si fa per gli altri e non per se stessi, altrimenti si fanno affari, e affari e politica sono antitetici. Quindi complimenti al Comune di Roccaforte del Greco, altri sicuramente seguiranno questo esempio, e credo che sia un buon modo per uscire dal ghetto nel quale qualcuno ci vuole mandare. Assessore, è un altro tassello di democrazia per la costruenda città metropolitana? Considerata l'altitudine, qua il castello ci sta bene, perché proprio si è arroccato su Roccaforte del Greco. Credo che Roccaforte possa diventare la Roccaforte della cultura, e guardate che ha un underground fortissimo, qui è nata la grecità, per cui si chiama Roccaforte del Greco non per caso, e quindi credo che sia un ottimo incipit, ti ripeto. Grazie. La scuola protagonista anche in politica, la politica fatta dai bambini in questo caso, Venere Pangallo, la prima sindaco diciamo in età così giovane, è un segnale importante, anche perché le cose bisogna impararle, la scuola è cultura, e soprattutto con la cultura si impara anche a vivere, e si può imparare anche a fare politica.
Ah, sicuramente. Allora, la scuola è cultura, la scuola è istruzione, la scuola è vita. Pertanto sta a noi adulti cercare di trasmettere non soltanto le competenze base che si riferiscono alle competenze linguistiche e matematiche, ma quello anche di sapersi comportare e regolare nella società. Ecco, simbolicamente per Roccaforte del Greco, che diciamo è la periferia delle periferie della città metropolitana, che significato può avere? Significato grandissimo, anche perché se la rinascita di un territorio non parte dai giovani è partita persa, per cui gettare questi semi di un nuovo umanesimo, di una nuova valorizzazione, di idee rinnovate, sicuramente è la cosa più importante per un territorio che deve puntare, deve valorizzare soprattutto i giovani talenti e quindi il pensiero che proviene da chi ha la speranza in un futuro migliore. Ecco, lei come dirigente scolastico come intende dare seguito a questo, in maniera tale che non rimanga solo un fatto simbolico e sporadico, ma sia, anche se poi in effetti hanno ottenuto concretamente, immediatamente, la politica, in politica non succede mai, fatta dai piccoli succedi, ecco, come dare seguito a questo? Allora, sicuramente la prima cosa da fare è cercare di disseminare i risultati di questa esperienza, di diffonderli nel contesto anche di Melito, dove c'è la parte più vasta della popolazione scolastica, e cercare anche lì di creare i presupposti per rinnovare questa esperienza, ovviamente con un consiglio comunale dei ragazzi di Melito. Con la giunta anche, le commissioni, non sarebbe male? Sì, intanto pensiamo al consiglio, poi anche alle commissioni. La politica nell'area grecanica, lei è uno dei pochi rappresentanti purtroppo dell'area, per fortuna sua comunque. Ecco, la politica che si rimpicciolisce nel senso che di età, addirittura si elegge a Roccaforte del Greco un sindaco, in questo caso una ragazza, una bambina, Venere Pangallo. Ecco, che significato può dare affinché quest'area venga rilanciata poi dalla politica degli adulti? Sì, è un grande significato. Io l'ho vissuto in prima persona molti anni fa, perché sono di primo impegno, sono insegnante di scuole di primo grado, diciamo di scuola media, il vecchio nome, adesso è scuola media di primo grado. E eleggemmo il primo baby sindaco nell'anno 98-99. Poi è stato riproposto negli anni 2005-2006. Allora servirono forse come elemento, come provocazione, come elemento di sfida nei confronti di una politica che non si apre alla società e non si apre soprattutto ai giovani. Oggi sta diventando una cosa istituzionalizzata nella nuova area grecanica. Dico nuova perché mi riferisco al dopo scioglimenti, quindi alla data ormai, ai tempi maturi in cui su 14 comuni, ne sarebbero 16, ma evitiamo di fare dettagli su un'intervista che deve condensare il significato, nei 14 comuni che sono racchiusi tra Montebello e Staiti abbiamo un'amministrazione comunale regolarmente eletta dappertutto, per cui questo può essere un elemento anche per far ripartire in modo uniforme la politica rispetto alle fasce di età giovanili. Venere Pangallo è una cittadina di Roccaforte, inizia un percorso importante che è quello, voglio citare in questo caso l'assessore Lamberti che è intervenuto, e può dare, diciamo, nuova linfa a questo territorio, cioè deve praticamente far partire le idee, i programmi a partire dalla comprensione e la consapevolezza dei cittadini che la vivono, altrimenti la città metropolitana, che è stata citata un po' da tutti, sta diventando uno slogan che rischia di rimanere vuoto di contenuti, privo di contenuti. Quindi questo per quanto riguarda la sua domanda rispetto all'opportunità di un'iniziativa del genere. Ecco, come dare seguito? Cioè, come fare in modo che non rimanga un fatto sporadico e simbolico? Certo, vabbè, dal punto di vista sovracomunale, diciamo provinciale, noi possiamo contribuire con dei meccanismi che dovranno essere portati avanti dalla futura città metropolitana, con l'attivazione reale delle consulte giovanili e nella fattispecie la sollecitazione alle amministrazioni
amministrazione comunale affinché mantengano questo rapporto. E questo dal punto di vista sovracomunale. Dal punto di vista comunale è compito di ogni amministrazione coinvolgerci nella gestione. Per esempio tutto ciò che può essere sondaggio a vantaggio delle comunità, e anziché diciamo portarla avanti attraverso petizioni popolari eccetera, abbiamo già un orecchio importante di ascolto che parte dalle fasce d'età giovanili, che poi devono essere ovviamente integrate dall'ascolto con le altre sfere sociali e le fasce di età di maggiore età, insomma, quindi le associazioni, quindi il mondo dell'associazionismo, la Chiesa, piuttosto che le altre istituzioni che presidono il territorio. Quindi chi ascolta il territorio e un'amministrazione locale ha il compito proprio di farlo, chiaramente deve partire anche da questa elezione del mini sindaco e dal nuovo consiglio comunale mini, per cui coinvolgerli pienamente nelle scelte. Poi gli atti deliberativi ufficiali, formali, sappiamo che devono essere portati avanti con l'esclusiva dell'amministrazione eletta dalle persone maggiorenni e dal popolo. Ecco, un'ultima domanda: l'area grecanica è forse tra le aree più depresse in tutti i sensi, si sta spogliando di tutti quegli strumenti istituzionali tra virgolette come l'ospedale, quindi un'area grecanica un po' lasciata allo sbando. Lei da cittadino dell'area grecanica cosa pensa che si possa fare e che in effetti non si è ancora fatto? Sì, l'opportunità che dobbiamo cogliere è al fine di comunque non solo catalizzare attenzione dal punto di vista economico, e la capacità di poterli sfruttare su una base di programmazione delle scelte. E nel momento storico che stiamo vivendo dell'istituzione della città metropolitana, che vedeva storicamente tre aree riconosciute, e sono il lato ionio, il lato tirrenico e la città, anche grazie a un mio lavoro, ma non solo il mio, però diciamo ribadito fino alla nausea, fino alla noia dal sottoscritto, l'area grecanica, che è un percorso che non ho inventato io assolutamente, me ne guarderei bene dal dire una cosa del genere, trova allocazione e consapevolezza negli amministratori di tutta l'attuale provincia come area omogenea istituzionalmente rappresentata, proprio per quanto l'abbiamo ribadito, non solo attraverso i convegni ma attraverso proprio momenti di studio e di confronto con gli amministratori su scala provinciale, che oggi hanno accettato, a partire dal sindaco Falcomatà, anzi a partire dal presidente della provincia Giuseppe Raffa, a finire per un fatto cronologico al sindaco della città di Reggio Falcomatà, che dal 3-4 giugno in poi sarà per legge decreto del Rio 56 sarà il nuovo sindaco metropolitano, hanno metabolizzato questa cosa. Così come pure io, che mi sono impegnato a fare 4 convegni, tanti quante sono le aree omogenee istituzionalmente riconosciute, sono arrivato alla terza tappa. Alla ultima iniziativa tenutasi a Rosarno, i sindaci della città degli Ulivi riconoscono ormai l'area omogenea dell'area grecanica. Quindi noi abbiamo una città metropolitana con un'area, l'area grecanica, che deve svolgere il ruolo, oltre che dell'area grecanica, di cerniera fra l'area ionica, l'area della Locride, e la città, l'area dello Stretto. Quindi un ruolo importantissimo che serve a unire, ovviamente non a dividere in questo caso, dalla parola cerniera. E ce l'auguriamo, grazie.